Sempre più difficoltà per la sanità del territorio nel reperire nuovo personale. Fra i temi legati, infatti, alla sanità c'è infatti anche quello della carenza di personale stesso. A parlarcene è stato il direttore generale dell'Area Vasta 1, Romeo Magnoni. Allora, il problema non sono le assunzioni in sé, perché non abbiamo la possibilità di assumere, perché nel piano assunzioni tutti i pensionamenti sono stati sostituiti, quindi li sostituiremo. Il problema è riuscire a trovare i medici, cioè siamo in situazione di stallo da un paio d'anni, ma che sarà sempre più problematica, perché come ho detto prima, per entrare nel Servizio Sanitario Nazionale, per essere assunto nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ci vuole il medico specializzato. Siccome in Italia più o meno si formano circa 10.000 medici l'anno e se ne specializzano circa 7.500, già capiamo che c'è un gap di 2.500. L'ultimo governo ultimamente sembra che ha deciso di aumentare le specializzazioni da 7.500 a 8.500, ma anche questo in questo momento, anche perché con la quota 100 chiaramente potremmo avere dei medici che vanno in pensione, ti va in pensione nel giro di un anno, e riuscire a formare il medico ci vogliono, secondo la specializzazione, mediamente 4 anni. Di conseguenza riuscire ultimamente abbiamo prodotto una marea di bandi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e la maggior parte delle volte troviamo uno o due medici che partecipano al bando, e al momento del colloquio qualche volta non si presenta nessun medico, quindi capiamo l'estrema difficoltà acuita in particolare nel reparto del pronto soccorso, nel reparto dell'ostetricia ginecologia. Andranno via per mobilità 3 medici da qui al 15 aprile, e quindi stiamo cercando in tutti i modi di riuscire a trovare queste risposte utilizzando tutte le possibilità che il centro unico di reclutamento regionale ci permette, quindi utilizzare sia le graduatorie che sono in essere nell'area vasta, sia le graduatorie che sono in essere nelle aziende sanitarie Marche Nord, Torrette e Lirca. Allora, riguarda tutti i reparti, in particolar modo, come ho accennato prima, riguarda il pronto soccorso, perché a parte che è il reparto in cui c'è un'estrema difficoltà a riuscire a trovare medici che dall'inizio della loro carriera fanno questo tipo di attività, poi secondo, il numero di specializzandi è molto molto basso. Noi attualmente siamo più o meno sotto di 5-6 persone, se non 7, all'interno della pianta organica. La pianta organica del pronto soccorso prevede intorno ai 13-14 medici più il primario. Attualmente sono 7 medici più il primario, quindi capite benissimo che riuscire a dare risposte alla turnistica del pronto soccorso sono 3 medici la mattina, il pomeriggio e 2 medici la notte, riuscire a coprire i turni con 7 medici è praticamente impossibile, e di conseguenza stiamo utilizzando tutto quello che la normativa contrattuale ci permette, di conseguenza accessi aggiuntivi e quant'altro, ma questo non è sufficiente. Stiamo cercando delle soluzioni alternative di concerto con la responsabilità operativa dell'emergenza urgenza, che è il dottor Busacca. Il problema non riguarda comunque soltanto l'ospedale, riguarda anche il territorio, perché i medici sono carenti anche nel territorio. Fortunatamente la possibilità di riuscire a dare risposte nel territorio è diversa, perché possiamo aumentare il massimale del medico in generale, quindi se ci troveremo da qui a qualche anno in difficoltà con il numero dei medici, probabilmente la prima risposta è quella di aumentare il massimale del medico da 1.500, 1.700, 1.800, in maniera tale da non lasciare nessun paziente senza l'assistenza sanitaria. Chiaramente nel pronto soccorso e all'interno dell'ospedale, in quanto bisogna coprire i turni, questo è molto molto più difficile da risolvere.